Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: una dama del trono over di uomini e donne fa preoccupare tutti, ansia anche per Maria De Filippi. Maria De Filippi, Maria De Filippi Witi TV. Una dama di uomini e donne, lo storico programma di Maria De Filippi ha deciso di recarsi in ospedale per via del panico dovuto a forti mal di testa. Tutti preoccupati per la dama, compresa la conduttrice Maria De Filippi, perché ormai il pubblico si è affezionato alla donna visto il lungo periodo trascorso in trasmissione al trono over. Nel dettaglio ci riferiamo a Ida Platano, che anche durante questa ultima edizione andata in onda prima dello stop estivo, è riuscita a dare il meglio di sé con i tiri e molla di Riccardo Guarnieri. La storica coppia non ha chiarito la questione, dopo un primo riavvicinamento anche la speranza del pubblico di rivederli insieme è andata a scemare. In queste ultime ore Ida ha avuto un crollo emotivo per via dei suoi dolori fisici che l'hanno portata a correre d'emergenza in ospedale, a raccontare tutto quel che è successo è stata lei stessa sui social network, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. La dama ha appena aggiornato i suoi fan. Tutto era iniziato per via di forti emicranie che menna a mano l'hanno portata a temere fosse qualcosa da grave da risolvere al più presto. Da qui quindi la corsa in ospedale e la grande paura. Ciao belli miei, aveva scritto sui social, volevo dirvi che non sono sparita ma non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto, un abbraccio. Questo è il messaggio di Ida Platano per tranquillizzare i fan. Non ha voluto dire di più, per questo la natura del problema rimane per noi incognita. Ciò che si sa con certezza è che i medici hanno fatto diversi controlli accurati e non sembrerebbe nulla di eccessivamente grave. Queste emicranie diventavano sempre più eccessive, probabilmente le peggiori della vita della dama, ma tutto ciò non è riuscita comunque a spegnerla. Anzi rassicura i fan di tornare il più presto possibile. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.